Ed eccomi qui, gentili telespettatori di Canale 2 TV, come al solito, dopo il nostro telegiornale arriva Canale 2 C, dopo il TG. Bene, come sapete, vi dobbiamo ricordare questa storia che riguarda la raccolta differenziata che dobbiamo cercare di aumentare in questo mese. Dobbiamo assolutamente fare in modo di raggiungere la percentuale necessaria per evitare l'ecotassa nella nostra città, quindi ad Altamura, mi sto riferendo alla nostra città. Pertanto invitiamo noi come televisione locale, invitiamo ovviamente i cittadini a differenziare di più, soprattutto in questo periodo, proprio per scongiurare questo ennesimo aumento che potrebbe arrivare nelle nostre tasche. Tra l'altro, domenica scorsa, cambiamo argomento, domenica scorsa abbiamo realizzato un'ennesima diretta televisiva importante per questa città. Abbiamo trasmesso la concelebrazione del Corpus Domini diocesano di Altamura, seguitissima diretta televisiva. Come sapete, la nostra emittente, sin dai tempi della sua nascita, è in grado di realizzare dirette televisive come questa. Ringraziamo ovviamente tutti i cittadini che ci hanno mostrato la loro collaborazione, quindi ringraziamo tutti gli abitanti di via Agedabia e mi sfugge l'altra strada, vabbè comunque siamo in piazza Aldo Moro, ringraziamo tutti gli abitanti di queste strade per la collaborazione prestata alla realizzazione di questa diretta e un grazie quindi a voi che ci avete seguito, ci avete dimostrato il vostro affetto anche in questa circostanza. Allora, parliamo di referendum, anche se è presto, ma è giusto parlarne perché ad ottobre ci ritroveremo a dover discutere di questo argomento. Referendum costituzionale di ottobre che chiamerà alle urne anche i cittadini di Altamura, Matera, Gravina, insomma tutta questa zona, chiamerà tutta l'Italia. Ne parliamo con Giovanni D'Ambrosio, voi vi chiederete chi è il referente del Comitato per il Sì, Diritto al Futuro, questo è il nome del comitato. Sì, un caro saluto a Bene. te Arturo, un caro saluto ai tuoi telespettatori, telespettatori di Canale 2 e speriamo che da questo confronto ci sia un allargamento di vedute Certo. riguardo a questo referendum, a questo appuntamento così importante che vedrà, ecco, il popolo italiano impegnato in questo giudizio di merito su questo Tra l'altro, referendum. il primo appuntamento, parliamo per la prima volta di questo argomento, ma avremo tante altre possibilità per discutere di questo referendum che veramente è importante per l'Italia. Comitato per il sì, innanzitutto parliamo di che cosa si deciderà in questo referendum. Ricordiamolo ai nostri telespettatori, così avremo le idee più chiare a Allora, partire da subito. con questo referendum non si decide se mandare o no Renzi a casa, che sembra questo il Il motivo del motivo. contendere, ma si decide di quale prospettiva futura attende gli italiani. Quindi con quale sistema elettorale eleggeremo i nostri rappresentanti, con quale sistema costituzionale sarà governata l'Italia. Questo è quello che si decide ad ottobre. Quindi si decide un po' della prospettiva futura dell'Italia. Quindi questo referendum è sicuramente un treno che passa dopo 30 anni. Queste riforme così incisive sono state attese da tanto tempo ed è un treno che, qualora non venga preso, sicuramente dovremmo attendere per tanto, tanto tempo ancora. Quindi, per capirci, chi sta proponendo questo referendum voterà per il sì. Allora, questo referendum, attenzione Arturo, è proposto contestualmente da due schieramenti. C'è la proposta governativa di verifica della scelta costituzionale Sì. fatta. E c'è la proposta di chi avversa questo referendum,
perché ci sia, diciamo, una bocciatura dello stesso. Quindi da una parte c'è il governo, Renzi e Boschi in particolare, che chiedono agli italiani di confermare questa loro scelta e di accettarla. E, quindi votando sì? Votando sì, e c'è un più vasto schieramento che raccoglie un po' tutte le opposizioni, tutto lo spettro istituzionale, che si esprime per il no al cambiamento. Quindi sì per cambiare queste regole, no per non cambiarle, ecco, per mantenere... Per una volta il sì vale sì e il no vale no. Ecco, perché questo è il motivo, diciamo, la cosa più importante dei referendum è questa, che molte volte gli italiani vengono tratti in inganno, proprio si gioca su queste due espressioni, sul sì e sul no, per confondere le idee. Invece in questo caso sì per il cambiamento, cioè per dire sì a queste nuove regole per gli italiani. No, per conservare lo status quo. Per conservare tutto quello che è, diciamo, il sistema elettorale e non attuale. Perfetto. Allora, voi del Comitato per il Sì, perché proponete il Sì? Ora veniamo al dunque. Perché avete creato questo Comitato e dove volete arrivare? Allora, noi abbiamo un po' creato questo Comitato per allargare il confronto, perché vista l'importanza dell'argomento in discussione, vogliamo che gli italiani possano scegliere con cognizione di causa. Per cui non si tratta solo di sostenere una posizione, ma si tratta di volersi confrontare dalle diverse posizioni, proprio per offrire ai cittadini, agli amici, agli italiani, la possibilità di esprimere un voto consapevole. Noi siamo nati essenzialmente per questo, proprio perché vogliamo informare ed informarci su quello che andremo a scegliere. E quindi, diciamo, poi ognuno deciderà secondo coscienza, ecco, secondo la propria visione. Quindi perché bisognerebbe votare per il sì? Quali sono le regole che verranno cambiate e che porteranno l'Italia a un cambiamento? Allora, cerchiamo, i punti in discussione sono diversi in questo referendum. Cioè non c'è un solo argomento, ma questo referendum abbraccia una serie di argomenti, che va dalla riforma del Senato all'abolizione del CNEL, alla modifica del... Il CNEL che cos'è, innanzitutto? È il Consiglio Nazionale per l'Energia e il Lavoro. Adesso vedremo nel dettaglio di che cosa si tratta, di capire, Arturo, dei vari punti, no? Sì. E quindi c'è poi la modifica del titolo quinto della Costituzione, che è quello che riguarda l'autonomia delle regioni, c'è una nuova impostazione di referendum e quindi di partecipazione popolare, e quindi diciamo che gli argomenti sono diversi. Cioè in questo momento c'è una discussione limitata a un sì, a un no, a un pro o un contro un governo. Invece, secondo noi, bisogna entrare nel dettaglio, bisogna entrare nel merito. Siamo qui per questo, per cercare di far capire nostri telespettatori di che si tratta. Allora, iniziamo magari da quello più controverso, che è la riforma del Senato. No? Sì. Allora, praticamente noi sappiamo benissimo come funziona in Italia l'architettura costituzionale, diciamo. No? Abbiamo due rami del Parlamento, abbiamo il Senato e la Camera, che ad oggi svolgono praticamente le stesse funzioni. Cioè tutte e due le Camere hanno la possibilità di proporre e modificare leggi. Di conseguenza... un provvedimento, per poter essere approvato, ha bisogno dell'approvazione contestuale delle due Camere. Quindi questo significa tempi lunghi di approvazione e spesso anche compromessi. Lungaggini, esatto. Quindi, compromessi politici, stavano dicendo, sì, ed è la realtà, è quello che accade da con sempre. Questo referendum si propone di abrogare il Senato così come lo conosciamo, quindi come doppione della Camera, ma diventa un po' la Camera delle autonomie, nel senso che viene cambiata intanto la composizione. Sì. Oggi abbiamo 350 senatori,
qualora dovesse essere approvata la riforma, il Senato sarà composto da 100 senatori che saranno espressione delle regioni, 74, 21 saranno i sindaci e 5 saranno di nomina del Presidente della Repubblica. Quindi questo, già questo presuppone un notevole risparmio anche economico. Quindi questo per dare un'autonomia maggiore, insomma, al sistema, per essere un po' più snelli. E questa certamente per essere più snelli, perché praticamente oggi, per esempio, la fiducia al governo deve essere votata dai due rami del Parlamento. Con questa modifica costituzionale è solo la Camera che vota la fiducia, è solo la Camera che diciamo emana le leggi, il Senato ha facoltà di diciamo può chiedere delle verifiche, può chiedere delle modifiche, però è sempre la Camera poi che ha l'ultima parola, cioè non c'è il rimpallo dalla Camera al Senato e dal Senato alla Camera come avviene oggi. Naturalmente il Senato conserva alcune prerogative. Cioè, come la storia delle province, no? Aboliamo le province, però allora, rimane attenzione, qualcosa. Questa riforma, questa riforma elimina le province. Ah, questa riforma elimina. Nella modifica dell'articolo 5 della Costituzione elimina finalmente le province. Gli altri punti invece di questo referendum, così brevemente. Allora, velocemente, Arturo, c'è la modifica del titolo quinto della Costituzione che è quello che riguarda le autonomie regionali, cioè praticamente con questa riforma si limita un po' l'autonomia delle regioni, diciamo che in qualche modo si cerca di impedire che i consiglieri regionali possano a spese degli italiani comprarsi le famose mutande verdi, no? Come è successo in qualche regione. Sì. Perché? Perché le nostre regioni con il referendum del 2001 hanno acquisito una grande autonomia statutaria e quindi la possibilità di autodeterminarsi per quello che riguarda il governo. Determinate materie, insomma. Benissimo. E quindi se è vero che hanno avuto maggiore possibilità di spesa, le regioni non hanno però responsabilità di entrate, cioè a parte alcune accise regionali, vivono di finanza derivata, cioè da soldi trasferiti dallo Stato. Per cui non dovendo dar conto ai cittadini diciamo, delle tasse, non dovendo avere questo obbligo di imposizione fiscale, hanno leggerezza di spesa, no? E quindi praticamente ogni regione decide quanti consiglieri regionali deve avere, quanti assessori, come spendere, quali rimborsi dare ai partiti. Questa riforma limita un po' questa cosa e riporta molti argomenti in capo allo Stato centrale. Quindi limita. Quindi ci sarà un maggiore controllo, questa è la. Diciamo che toglie delle funzioni alle regioni. Toglie delle funzioni questa maggiore cosa. Controllo da parte di, dello accentra, Stato. Le accentra lo Stato. Ovviamente questo anche in funzione di spesa. Cioè dal 2001 a oggi con l'autonomia regionale non si sa perché la spesa delle regioni è aumentata del 75%. Quindi voglio dire, ci rendiamo conto che comunque è un aggravio che alla fine tocca le nostre tasche, tocca la nostra economia familiare anche, no? Certo. E quindi questo è un altro degli argomenti. Poi c'è l'abolizione del CNEL e questa è un'altra cosa di cui io vorrei chiedere conto ai sostenitori del no, cioè perché non dovremmo abolire il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che praticamente è un organismo di consultazione del governo e delle Camere che ci costa 20 milioni di euro l'anno. Di questo CNEL fanno parte rappresentanti del mondo del lavoro, della finanza, dell'economia, delle arti, e che a fronte di questa spesa, ecco, l'Espresso nel 2001 ha fatto un'espressione colorita del CNEL.
Il cimitero degli elefanti l'ha chiamato, proprio perché non serve a nulla. Cioè, praticamente dal 58 a oggi questo organismo è stato inutile. Ha fatto 14 proposte di legge e ci costa 20 milioni l'anno. Quindi abolire un organismo del genere, io voglio capire come si fa a dir di no. Ecco perché poi ecco, magari questo è un altro dei passaggi importanti. C'è questa esigenza magari da parte di alcuni di spacchettare il referendum, quando sentiamo parlare di spacchettamento, perché evidentemente alcune cose vogliono votarle e altre no, però ecco, il governo ha deciso di proporre un unicum e quindi si sceglie con il sì o con il no. L'altra cosa importante invece di cui si parlerà in questo referendum è della riforma del sistema referendario. Anche questo viene modificato in questa riforma costituzionale. Che cosa viene modificato? L'istituto del referendum. Sì. Oggi in Italia noi abbiamo solo il referendum abrogativo, cioè possiamo approvare o bocciare una legge già fatta. Non abbiamo la possibilità di proporre ed imporre una legge. No? Allora, quindi con questa riforma costituzionale si introduce il referendum propositivo. Cioè, se io e te domani mattina raccogliamo le firme, raccogliamo 800.000 firme e vogliamo proporre un provvedimento per alberare tutte le strade d'Italia, faccio un esempio banale, il governo è obbligato ad approvare questo referendum, un referendum. E quindi qualora quel referendum poi superi l'esame dei cittadini va necessariamente accolto. Come pure c'è sempre, e quindi ecco, c'è questa modifica del sistema referendario, oltre al fatto che si riduce anche il quorum, no? Sì. Negli ultimi anni molti referendum sono stati resi inutili, con un grande dispendio di risorse finanziarie anche qui, no? L'ultimo è stato questo delle trivelle. Sì. Perché? Perché il quorum, perché il referendum sia ritenuto valido oggi, è il 50% più uno degli aventi diritto degli elettori. No? Sì. Quindi, facendo un calcolo così molto approssimativo, però giusto per rendere l'idea, oggi hanno diritto, diciamo, gli elettori sono 20 milioni. Okay. Quindi perché un referendum sia valido c'è bisogno di 10 milioni più uno di cittadini voto. Che si rechino a votare. Con questa riforma invece si prende in esame gli elettori che hanno votato nell'ultima tornata politica. Quindi se diciamo hanno votato l'ultima volta per le politiche il 60% degli aventi diritto, quindi non più del totale, se ha votato 11 milioni, sì. Non servono più 10 milioni più uno, servono 6 milioni, quindi è più facile raggiungere il quorum. Certo, ci vogliono più firme, prima ne servivano 500.000 per indire un referendum, adesso ce ne vogliono. Quindi c'è stata anche questa proposta di voce, anche questa proposta. C'è questa qui, e secondo me anche questo diciamo allarga le garanzie, allarga le opportunità per noi cittadini di essere protagonisti attivi delle scelte politiche. Poi ci sono le leggi di come si chiama? Le proposte di legge di iniziativa popolare, anche qui, no? Sì. Prima, per esempio, 50.000 italiani raccoglievano le firme e facevano una proposta di legge. Il governo poteva prendere in considerazione questa proposta o poteva non considerarla proprio. Mentre adesso, raccogliendo 150.000 firme, si obbliga il governo a discuterla, quella proposta di legge. Poi potrà anche essere bocciata, però quantomeno va discussa, mentre prima non era così. Ecco. Quindi che cosa dire?
C'è un vasto schieramento di partiti e di personaggi oggi che è schierato per il no. Però ecco, a voler guardare bene questi personaggi, andiamo da D'Alema a Berlusconi, a Meloni, Salvini, Sinistra Italiana, Casa Pound, 5 Stelle, no? Io dico che queste sono persone che hanno paura del cambiamento. Non vogliono che le cose siano cambiate, questo è quello e che quindi sta non dicendo. Discutono nel merito questi argomenti, ma dicono che dobbiamo mandare a casa Renzi. Va bene, ma per fare che cosa? Perché vabbè, queste vabbè, persone allora vogliono ritornare ovviamente ad essere protagonisti e vogliono ritornare alle larghe intese, quelle ovviamente larghe intese che hanno permesso di approvare, come dire, manovre finanziarie fino ad oggi lacrime e sangue, hanno permesso di fare una riforma delle pensioni, una riforma Fornero, e questi sono i personaggi che oggi ci invitano a dire no, non cambiamo niente e lasciamo tutto come sta. Noi non siamo d'accordo, noi bene, vorremmo allora cambiare e vogliamo migliorare l'Italia. Noi ovviamente avremo altri appuntamenti per parlare di questo argomento, è solo il primo degli appuntamenti su questo tema, avremo la possibilità anche di sentire ovviamente coloro i quali sostengono invece il no per questo referendum costituzionale di ottobre. Noi ringraziamo Giovanni D'Ambrosio, referente, ripeto, per il Comitato per il Sì, Diritto al Futuro, che si è costituito anche ad Altamura, quindi sì, stiamo parlando della nostra città. Lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Avremo, ripeto, modo di continuare a parlare di questi argomenti, fino ad ottobre avremo altre trasmissioni proprio per parlare di questo tema. Grazie a tutti. Io allora ringrazio te per avermi ospitato nella tua trasmissione e a presto. I nostri telespettatori per la pazienza che hanno avuto da stasera. Grazie a tutti, a risentirci da Arturo Castoro, a domani con Felice Griesi, grazie a tutti.